Ligia Virtus batte la Catania San Pio X con il punteggio di 2-0 grazie alle reti di Sgro nel primo tempo e Cannavò su rigore nella ripresa, ma deve rimandare l'appuntamento con la festa per la promozione in Serie D. La concomitante vittoria del Rocca infatti costringe i giallorossi, che in classifica mantengono le tre lunghezze di vantaggio proprio sulla formazione di Bellinvia, a rinviare il ritorno in quarta serie agli ultimi 90 minuti della stagione regolare. Ai barcellonesi sarà di fatto sufficiente ottenere anche un pareggio sul campo della già retrocessa Forza Calcio Messina per coronare nel migliore dei modi un sogno forse insperato alla vigilia. Per l'ultima gara casalinga della stagione, cornice di pubblico delle grandi occasioni al Dal Contres a sostenere la formazione di Raffaele. I giallorossi partono bene, al 24esimo sbloccano la partita con Isgro, che ricevuta palla da Cannavò si invola in aria avversaria e con un tiro cross sorprende fuori dai pali l'estremo catanese Romano, facendo così IG Virtus 1 Catania San Pio X 0. E il gol che fa esplodere di gioia i tifosi barcellonesi. Premiati dunque gli sforzi dei locali che dopo 24 minuti mettono la gara in discesa grazie a Isgro, bravo a firmare così il suo 10° sigillo in campionato. Il gol del vantaggio galvanizza i padroni di casa che 10 minuti dopo potrebbero mettere al sicuro il risultato, ma Isgro fa tutto bene tranne la conclusione che si perde clamorosamente sull'esterno della rete. La Sampio prova una timida reazione, ma l'unico tentativo operato dai biancorossi si esaurisce nel calcio di punizione di Ranno, che in Ferrera blocca senza particolari problemi. Nella ripresa non cambia il canovaccio del match, con l'Igea protesa in avanti alla ricerca del raddoppio. Raddoppio che i barcellonesi trovano al 54esimo quando il signor Gugliandolo concede loro un calcio di rigore per un fallo in aria del difensore strano su Biondo. Dagli 11 metri lo specialista Cannavò non sbaglia, regalando ai suoi la rete che di fatto chiude la partita. Dal Contres nuovamente in festa per la rete realizzata dal bomber Cannavò, che firma così il suo 17esimo centro stagionale. I giallorossi spingono ancora e 4 minuti dopo sfiorano il tris con Cardia, la cui conclusione da fuori aria si perde di poco alta sulla traversa. In campo si vede solo l'IG Virtus, che per altre due volte va vicinissima alla terza marcatura con Cannavò, ma i tentativi operati dal numero 10 barcellonese trovano sulla sua strada l'attenta opposizione dei difensori biancorossi. Ospiti che al 68esimo rimangono in 10 uomini quando Strano, già ammonito, entra duro su Isgro, beccandosi dal fischietto messinese il secondo cartellino giallo e quindi il successivo rosso. Finisce così, con questo successo, il 13esimo casalingo, 19esimo complessivo in campionato. Ligia Virtus conquista il 64esimo punto in classifica e mantiene tre lunghezze di vantaggio sul Rocca. Per i barcellonesi dunque i festeggiamenti per la meritata promozione in Serie D dopo 6 lunghi anni sono rimandati solo di 90 minuti. We'll be right back.